Renato, i miei genitori mi hanno regalato un televisore che mi fa vedere delle cose incredibili e io sto tutto il giorno a guardarlo in camera. Sapessi com'è bello! Ciao dal tuo amico Astolfo! Renato aveva visto di tutto nella sua vita: tesori, isole misteriose, continenti sconosciuti, sirene, mostri marini. Non aveva mai visto un televisore. Improvvisamente l'allegria e la voglia di giocare gli passarono e divenne triste e taciturno. Tutti pensavano che Renato avesse un momento di sconforto e lo lasciarono in pace. Ma dopo alcuni giorni la situazione non migliorava. Anche le storie della sera erano diventate una vera noia, perché a leggere era il capitano. Il capitano non ne poteva più. Renato, ma che c'è che non va? Voglio un televisore. Cosa? Ho detto che voglio un televisore. Il capitano decise che avrebbe trovato un televisore a tutti i costi, la sera in cui vide Renato rimanere indifferente al passaggio di un meraviglioso galeone fantasma. È ora di finirla, andiamo in città. La nave si diresse silenziosa in una baia. Il capitano sbarcò per recarsi in una città. La città era trafficata e piena di macchine. Il capitano fermò una e con delicatezza: dove la compro il televisore? Ottenne le indicazioni che gli servivano. Pagò con una cassa di dobloni. Basta questo per comprare un televisore? Certamente, sì, certamente. E tornò alla nave.